fare l'ordine, appena saranno consegnati io ti faccio i rimborsi. Ciao a tutti e finalmente il secondo unboxing, non vedevo l'ora di farlo anche perché, no dai, in realtà quello che avete sentito, l'operatore Amazon non ha detto la verità e invece c'è, e guardate come mi è arrivata, così, mi è arrivata senza scatola, non ho parole, però è pesante, quindi mi immagino qua così una bella mattonella, perfetto, il più che dice 1,6 kg, speriamo. E qua in teoria c'è la GoPro, GoPro Hero 6 dentro una scatolina così piccola, boh, chissà. Ma prima apriamo questo pacchettino qua, questo pacchettino in teoria mi dice 0,2 kg, in teoria, poi vi racconterò tutta la storia, in teoria dovrebbero essere delle cartucce della Gmigo che mi hanno mandato da provare. Vi farò sapere come sono queste cartucce compatibili, se riesco ad aprirle. Vi farò sapere più avanti, perché le devo provare. Cartucce Gmigo per la mia stampante Canon, quindi ovviamente cartucce compatibili. Sono 2XL, dovrebbero costare 27 euro, 2XL nere. E se funzionano meglio delle originali, direi che andrò sempre a comprare queste. Se non funzionano bene, ve lo dirò. Vi faccio sapere anche quanto riescono a stampare. E queste qua, in teoria, guardate cosa c'è qua sotto, tutto intatto, inquadriamo bene, non si sa mai. In teoria ci dovrebbe essere la Hero 6, l'unica cosa che, se guardate, la confezione sembra mignon, sembra piccolissima. Adesso la vado ad aprire, ho un'ansia. Sì, si vede un 6, è tutta scocciata, ma va bene. C'è dentro. Oh, finalmente. Vediamo, sembra praticamente nuova. Ancora tutti gli adesivi. Quindi direi warehouse deal perfetto. Ovviamente un po' scocciata. Qua c'è anche un megapelo, ma non sono finto di niente. E dai, sembra buona. Dopo la provo subito, non sto neanche ad aprirla. Ma aprirò la scheda video, quella sicuro. Hero 6 che sfrutterò nel nuovo campionato di kart, che avrete già visto un po' di dettagli e potete trovare ulteriori dettagli sulla pagina di Dario, basta che cercate Futura Corse, trovate di tutto e di più. Sentite, ci sono sempre le mie adorate cicale. Uffa, dai che voglio aprire e poi vi racconto in breve perché è stata una storia molto molto lunga. Ok, ce l'ho fatta. La vado ad aprire. E comunque è passato una settimana e tre giorni, quattro. È passato di tempo, eh. Ok, vuota. Avete visto comunque confezione intatta, non arrivata nel cartone. Quindi a sto punto io prendo tutte le cose così, senza cartoni. Olè. Ah, addirittura, grazie per aver acquistato MSI Products. Thanks. C'è, finisce il video, spengo il video, mi vedete già a correre a montare il tutto. Wow, fighissima, 2060 dell'MSI. Un peccato perché ha tutti, intanto sta passando chissà che cosa, un peccato che ha tutti i LED RGB e io il case, oltre ad avere un case piccolino, un case incassato nella mia scrivania, quindi non si vede più di tanto. E guardate qua, che mostro, wow, è fighissima, bella, fantastica. Ah, c'è ancora da nuovo, ancora tutti i vari adesivi, quindi è nuova, infatti mi segnava su Warehouse Deal come nuovo. Allora vi racconto un po' com'è andata. Ho ricevuto una mail da Amazon, in teoria dovevano contattarmi dopo tre giorni lavorativi, teniamola qua. Dopo tre giorni lavorativi e mi hanno contattato dopo quattro giorni lavorativi, non telefonicamente, ma mi hanno mandato una mail con scritto: il rimborso di Hero 6 e RTX 2060 verrà effettuato entro sette giorni lavorativi, basta, senza chiedere scusa, senza dire assolutamente niente. Quindi chiamo subito Amazon, mi risponde subito un'operatrice non italiana
e mi dice: mi dispiace, i prodotti warehouse Dial purtroppo non possono essere sostituiti, quindi un po' è una forma un po' visto e piaciuto, direi una cosa del genere, come esempio, direi esempio giusto. Quindi la signora mi ha detto: che problema c'è? Li ricompri? Beh, perfetto, devo spendere 200 euro in più, io li ricompro, i 200 euro chi me li dà? Ho detto: va bene, grazie, arrivederci. Richiamo un altro, un certo Gabriele, bravissimo, mi ha anche richiamato per il rimborso, è stato proprio il top, e gli ho anche chiesto: non posso avere il tuo numero diretto così quando ho bisogno ti chiamo? E purtroppo non possono farlo e non ce l'hanno in realtà. E parla, 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 lui mi ha detto che i prodotti Warehouse Deal non si può fare questa cosa, però visto che io sono un cliente molto fidelizzato, cliente Prime top, sì, insomma, mi hanno un po' sviolinato, diciamo così, mi hanno detto che potevano farmi questo rimborso del 20% di sconto ottenuto con il Prime. Quindi io cosa ho fatto? Ho riacquistato i prodotti Warehouse Dear, per fortuna che c'erano ancora, e loro, una volta che mi sono stati consegnati, quindi poco fa, una volta consegnati loro mi hanno fatto il rimborso sulla mia carta. Quindi, morale della favola, ho ricevuto indietro i prodotti in sostituzione anche tramite Warehouse Deal. Questo grazie anche al mio acquisto, il mio acquistare tutti i giorni su Amazon, diciamo che ha aiutato parecchio, perché se mi ha raccontato che se un cliente aveva fatto 10 acquisti e succedeva questa cosa, effettuavano il rimborso e basta. Però mi dispiaceva, io che aspetto sempre Amazon Prime e il Black Friday per acquistare questi prodotti con un 20%, anche se sono usati ma come nuovi, vedete che c'è anche la protezione per l'attacco PCI Express qua, quindi è nuova, non ha neanche un segno. E che dirvi? Diciamo che mi è andata benissimo. Tutto bene quel che finisce bene, non vedo l'ora di provare anche la Hero 6. A novembre ci rivedremo con un unboxing del Black Friday, sicuramente con un 20% di sconto sui prodotti usati. E chissà, prenderò un Hero 7? Una Hero 7, ma Hero 7 solo confezione o Hero 7 con anche la GoPro? Speriamo, speriamo che non ricapiti più. Io ho provato anche un po' a fare il ficcanaso e chiedere anche agli operatori cos'era successo al corriere, se è successo qualcosa, loro non possono dire niente e non sanno assolutamente niente, quindi tengono all'oscuro di tutto, ovvio, così non parlano male di Amazon. E chi mi ha scritto, mi raccomando, continuate ad acquistare su Amazon. So che tutti mi scrivete e dite: ok, non compro più su Amazon. È successo una volta dal 2012, quindi non è mai successo niente di tutto questo a me. Quindi per fortuna che ho fatto un video. Altra cosa, mi hanno detto: ah, sei così sorridente. Io ero tranquillo perché mi fido di Amazon, mi è sempre venuto incontro per qualsiasi cosa, non ho mai rotto così tanto le scatole, ma ero sicuro di questo perché ho le telecamere di sicurezza. Quindi io cosa ho fatto? Ho mandato il video delle telecamere dove il corriere consegna il pacco a mia madre, che mia madre l'ha ritirato, il pacco con lo scotch marrone sotto, quindi ero tranquillissimo. Ho mandato quel video lì, il mio video, il video su YouTube, ho mandato di tutto. Quindi ciao Amazon, se mi stai guardando. Dai, io vi saluto, per qualsiasi altra informazione contattami pure, ci vediamo al prossimo unboxing e ci vediamo al campionato di carte. Sono qui che pubblicizzo di brutto perché abbiamo anche un main sponsor fighissimo, Simoni Racing. Alla prossima su YouWinBlog!